Nasce a Como una nuova delegazione della Fondazione Umberto Veronesi. Di che cosa ci si occuperà nello specifico anche nella nostra città? Le delegazioni sono un'emanazione della nostra fondazione che è nata 11 anni fa con lo scopo del progresso della scienza, di promuovere il progresso della scienza, sia attraverso il sostegno alla ricerca scientifica, sia attraverso la promozione della divulgazione scientifica. E tutto questo lo possiamo fare chiaramente raccogliendo i fondi necessari per portare avanti le ricerche, ma anche facendo una divulgazione, diciamo, capillare sul territorio nazionale. E questo per portare i nostri principi, sia diciamo, a livello etico, ma anche a livello di prevenzione, perché molte delle nostre ricerche si basano, hanno come obiettivo proprio quello della prevenzione, la prevenzione primaria, prevenzione secondaria, stili di vita, corretta alimentazione, tutto quello che serve per una diagnosi precoce, una corretta terapia di molte malattie. Le delegazioni sono già 18 nate su tutto il territorio nazionale, hanno lo scopo di portare questi valori nelle singole realtà, dove ci sono gruppi di persone che ci conoscono, che apprezzano le nostre idee, i nostri valori, e quindi decidono di creare una delegazione e di portare avanti queste cose. Collateralmente le delegazioni hanno anche chiaramente uno scopo di raccolta fondi per la ricerca, fondi che di solito restano però nella sede dove vengono raccolti, per finanziare ad esempio progetti di ricerca negli ospedali locali, piuttosto che finanziare giovani ricercatori con borse di ricerca che possono andare a specializzarsi presso altre sedi e poi tornare nel luogo di provenienza, nella città di provenienza. Tutto questo con fondi raccolti proprio in loco dalle nostre università. Allora, in bocca al lupo per questa nuova avventura.